Sono felice di accogliere qui a Padova, presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, il padre gesuita Felix Körner. Il padre Körner è venuto qui a Padova per una conferenza che ha trattato sul rapporto tra cristiani e musulmani, ecco, in occasione della pubblicazione del mio lavoro di dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, seguito come direttore, ecco, di tesi dal padre Körner. Il padre Körner è un esperto di dialogo interreligioso, in modo particolare del dialogo tra cristiani e musulmani. Allora chiedo, questi due recenti viaggi e incontri di Papa Francesco, prima ad Abu Dhabi in febbraio e poi in Marocco, cosa provocano nella nostra riflessione, nel nostro, ecco, sentire di cristiani? L'incontro ad Abu Dhabi era specialmente marcato dalla pubblicazione e la firma di questo famoso documento sulla fratellanza umana. E hanno scelto una parola chiave: riconoscere persone di altra religione come fratelli e sorelle per costruire insieme una strada di convivenza e un mondo più giusto. Il pericolo in una tale dicitura fratellanza è: voi musulmani, noi cristiani siamo vicini e gli altri sono fuori, fu superato tramite il testo che dice subito: noi due abbiamo una responsabilità per la casa comune. Dobbiamo fare qualcosa che non esclude altre persone di altre religioni e anche persone che non hanno religione in questo momento, ma hanno una coscienza. Quindi la dinamica della fratellanza è molto forte. Abu Dhabi era questo momento. A Marocco c'era un po' una riaccentuazione importante, perché due cose. Una cosa simbolica era il momento dopo Papa Francesco abbia ritirato la sua mano quando le persone cercavano di baciare l'anello, e ho osservato come il re di Marocco faceva adesso la stessa cosa quando la sua gente voleva baciare la sua mano. Papa Francesco è un esempio, un modello per molti musulmani, l'ho sentito anche in Turchia, di un credente umile. Una cosa. L'altra cosa è che a Marocco hanno anche firmato un appello per lo Stato di Gerusalemme. Deve rimanere multiculturale, multireligioso, deve rimanere e diventare di più un luogo dove tutti gli uomini, specialmente gli ebrei, i cristiani e i musulmani, possano avere la libertà di testimoniare la loro fede. Quindi fratellanza non è solamente una cosa bella, armonica, senza ripercussione politica. Ecco, grazie Padre Körner per queste parole. Ricordo che Padre Felix Körner appunto insegna teologia, è professore ordinario di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, ma da molti anni è impegnato direttamente proprio nel dialogo tra cristiani e musulmani. Ha vissuto per alcuni anni in Turchia, collaborando anche con le università musulmane turche, e attualmente è impegnato anche sia nel suo paese di origine, in Germania,
sia in modo particolare in Asia, in Indonesia e anche in Sri Lanka, sempre al servizio della Compagnia di Gesù e impegnato nella ricerca teologica e islamologica, e appunto in dialogo con, in modo particolare con i fedeli musulmani. Grazie per la sua presenza e le sue parole.